troviamo presso la palestra dell'Istituto Liceo Scientifico Maiorana di Caltagirone, che ospita quest'anno gli allenamenti di basket della Libertas. L'allenatore anche quest'anno ovviamente è il maestro Luigi Riferi, che ha un bel gruppo di bambini. Questa è la fascia appunto dei più piccoli, vedo che sono numerosi, ovviamente le fasce sono diverse, ma innanzitutto partiamo dal come è partito quest'anno e poi insomma spieghiamo le novità, come insomma ci si può strutturare. Allora, quest'anno grazie al mio preside, avendo fatto richiesta io per l'utilizzo della palestra di scientifica, anche perché troviamo che nella buona scuola, nella legge della buona scuola, praticamente c'è un paragrafo dove si dice che le scuole dovrebbero essere aperte anche il pomeriggio per incentivare i ragazzi, specialmente le palestre, a fare sport oltre la scuola. E grazie al mio preside, il professore Turrisi, devo dire che ci stiamo riuscendo in maniera ottimale. Quest'anno la mia società, la Libertas Basket Caltagirone, come ogni anno, fa i centri di avviamento al basket e li stiamo facendo in maniera molto proficua, prova ne sia questo gruppetto che l'anno scorso non esisteva e quest'anno già abbiamo un bel gruppo di ragazzini di scuola elementare che vanno dai 5 agli 8 anni questo gruppo. Poi abbiamo un altro gruppo che va dagli 11 ai 14 anni, un altro dai 14 ai 17 e poi dai 17 ai 22, anche fino a 90 anni poi. Per cui diciamo che stiamo lavorando in maniera molto serena, tranquilla e devo dire molto bella per quanto riguarda la location, che è questo campo, che se voi vedete lo inquadrate per bene, questo campo a livello di misure è regolamentare per quanto riguarda le misure FIP, quindi della Federazione Italiana Pallacanestro, come campo di gioco parlo. E quindi diciamo che ci siamo veramente trovati in una situazione veramente ideale che mi permette di lavorare in maniera molto ma molto ottimale, quindi io sono abbastanza contento di come stanno andando le cose, vedo che i ragazzi si impegnano e quindi sicuramente avremo dei risultati. La nostra attività quest'anno, oltre alla prima squadra come l'anno scorso, c'è il campionato, quello di prima squadra dei ragazzi grandi, faremo una serie di campionati per i bambini, quindi per loro faremo una serie di campionati tipo l'Under 13 e l'Under 15, già ci siamo iscritti, per cui sarà diciamo un anno molto ma molto denso di impegni e spero che siano anche belli per loro e per me, che finalmente possiamo fare qualcosa di carino. Quindi innanzitutto partiamo da un ringraziamento al preside Turrisi, che ci dà questa disponibilità perché lui crede molto nei valori dello sport e soprattutto nelle capacità dei giovani. E poi ricordiamo le fasce orarie, quindi le età insomma. Allora, noi possiamo fare dai 5 fino ai 25 anni eccetera eccetera. Ovviamente poi io li divido in fasce, abbiamo il primo turno che va dalle 3 alle 4, sono quelli che vanno primo superiore fino al terzo superiore. Poi dal terzo superiore fino al quarto superiore e dalle 4 alle 5 e poi 5-6 abbiamo questi ragazzini piccoli piccoli che sono dalla prima elementare fino alla quinta elementare e poi abbiamo la fascia grande che sono gli universitari e tutti gli altri ragazzi che con me già hanno lavorato e che sono quei ragazzi che poi sono tutti quasi del liceo scientifico, infatti per me è un bando dire che tutti i miei ragazzi frequentano questa scuola. Per cui effettivamente, diciamo come si diceva una volta, vanno la casa e la bottega. Per cui è bello veramente vedere questi ragazzini che oltre a impegnarsi nello studio, vi posso garantire che sono tutti bravi a scuola, veramente ve lo dico in maniera molto, non è vero che poi lo sport distoglie, toglie ora allo studio, anzi, secondo me è una valvola di sfogo per loro, così si rilassano un'oretta, si divertono e poi iniziano a studiare in maniera molto seria. Io ripeto, su tutti questi ragazzi che ho, la metà vengono al liceo scientifico. Con questi di qua io penso che tanti di loro verranno al liceo scientifico, per cui meglio di questo penso non poteva esserci altra situazione. Per quanto riguarda i giorni, ha parlato degli orari, i giorni invece credo ci sia qualche variante rispetto all'anno scorso. I giorni sono lunedì e mercoledì. Eventualmente poi vediamo se i turni si ingrossano un attimo, vediamo di trasferire qualche turno, vediamo il venerdì chiedendolo sempre al preside e quindi vediamo un attimo di allargare questa situazione. Però le posso garantire che siamo in questa situazione veramente ottimale, per adesso i gruppi ci sono tranquilli, sono il numero ideale per lavorare, stiamo lavorando, quindi non ho assolutamente nessun problema.
Quanto riguarda gli agonisti invece quest'anno, squadre? La squadra, abbiamo detto che presentiamo una prima squadra che farà il campionato, siamo già 8 squadre, sarà un campionato interprovinciale, infatti andremo a giocare già sul nome delle squadre, andiamo a Canicattì, addirittura ad Agrigento, poi andiamo a Palagonia, andiamo a Gela, andiamo a Caltanissetta, quindi diciamo che ci sposteremo, insomma, un po' di chilometri li faremo. E invece per quanto riguarda i campionati under 15 e under 13 avremo dei concentramenti, saranno 8 concentramenti che noi faremo in tutto l'anno e saremo 8 squadre, Vizzini, Palagonia, saremo qua nell'Interland con la provincia di Caltanissetta che è rappresentata da Gela, quindi sarà un bel campionatino carino per i ragazzi, faranno esperienza, cresceranno e li porteremo poi l'anno prossimo in prima squadra. So che c'è anche un progetto, un'idea, insomma, riguardante sì. Le donne, le signore. Sì, sì. Appunto, facendo la teoria di rimanere e di aprire la scuola al territorio, io ero intenzionato quest'anno a fare anche un tipo di ginnastica a corpo libero per le mamme degli alunni, le mamme dei miei atleti, i miei colleghi. Le zie dei miei atleti. Dovremmo fare, se ci riusciamo, fare dei gruppi per fare della ginnastica a corpo libero. Sarà un corpo libero un attimino più ritmato, quindi io direi di provare. Se dovessi avere un bel gruppo lo facciamo e state tranquilli che non rimarrete delusi. Quindi. Per le adesioni intanto si rivolge? Le adesioni rivolge sempre a me, al liceo scientifico, e quindi sempre a me facciamo tutto. Intanto buon lavoro. Grazie. E ci vediamo prossimamente. Ok, grazie, arrivederci, grazie. Giornata da ricordare per gli studenti dell'Istituto Scolastico Galileo Galilei di Gran Michele, che hanno avuto modo di ospitare l'allenatore Nicola Allegro Taglie per una conferenza dibattito intitolata Valori dello sport per vincere nella vita. L'incontro organizzato e fortemente voluto dal circolo scacchistico Nino Sileci, con a capo il presidente Vincenzo Damigella, in collaborazione con il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo, la professoressa Caterina Lirrosi, che hanno accolto nell'istituto l'arrivo di Allegro Taglie prima di presentare agli studenti l'esperienza del calciatore, oggi allenatore. Un incontro costruito sull'esperienza di Allegro Taglie che ha portato ai ragazzi la testimonianza di una vita basata su scelte importanti che hanno portato lo stesso allenatore a una vita con un unico punto di riferimento, gli insegnamenti e i valori trasmessi dalla fede in Gesù Cristo. Gli studenti hanno potuto così ascoltare la sua toccante testimonianza e successivamente porre delle domande di confronto a Allegro Taglie che non si è sottratto alle risposte. L'allenatore a fine incontro si è concesso per le foto di rito con gli studenti la firma di molti autografi concessi proprio agli studenti che porteranno sempre nel loro bagaglio di esperienze culturali anche l'incontro toccante di oggi con Nicola Allegro Taglie. Si avvisa la cittadinanza che mercoledì 28 ottobre 2015 dalle ore 23:30 su tutto il territorio della città di Gran Michele verrà effettuata un'opera di disinfestazione. A comunicarlo è l'Ufficio Economico, Ambiente e Sicurezza dello stesso comune della città esagonale, invitando tutti i cittadini a collaborare, lasciando le strade libere da mezzi, autoveicoli e ogni altro ostacolo che possa impedire un'efficiente disinfestazione. Appuntamento per i giovani a Caltagirone in occasione delle festività di Halloween, proprio il 31 ottobre 2015, con inizio alle ore 22, presso la sala The Wall a Caltagirone, si svolgerà Halloween to the Wall, sponsorizzata da Calta Comics. Domenica 1 novembre, in occasione delle solennità di Tutti i Santi, le messe al cimitero saranno celebrate alle ore 8:30, 10:30 e 15:30, mentre lunedì 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti, la prima messa sarà celebrata alle 8:30, la seconda, presieduta da Monsignor Calogero Peri, alle 10 e nel pomeriggio alle 15:30. Tutte le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno nel piazzale di fronte alla Cappella del Clero.
Sono aperte le iscrizioni al corso di alta formazione in mediazione familiare che l'Istituto di Sociologia Luigi Sturzo e l'Associazione Italiana Mediatori Familiari organizzano in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Catania, l'Ordine degli Avvocati di Caltagirone, la Scuola Forense Pompeo e l'Ordine Regionale degli Assistenti Sociali. Il corso propone un itinerario formativo annuale di 220 ore che assicuri la preparazione e la certificazione di mediatori familiari di alta competenza professionale ed etica, in grado di strutturare metodologie di intervento per la restituzione della capacità e dell'autonomia decisionale alla coppia genitoriale. Le lezioni si svolgeranno il venerdì dalle 9 alle 18. Le domande di ammissione dovranno pervenire entro e non oltre il 28 ottobre tramite fax, via email o tramite posta raccomandata. Il dottor Giuseppe Internullo, specialista della mano, informa che dal mese di ottobre riceverà regolarmente il giovedì mattina presso l'ospedale di Caltagirone. Chi volesse prenotare una visita specialistica con il dottor Internullo deve, con la ricetta del medico di famiglia, chiamare il numero verde 855 31 31 dell'ASP 3 di Catania e chiedere all'operatore di avere prenotata una visita specialistica ortopedica per il giovedì mattina presso l'ambulatorio ortopedico ospedaliero.